Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io mi chiamo Eleonora e in questo video parleremo di costumi. Come vi ho anticipato già inizio video, oggi appunto parleremo di costumi e vedremo come conservarli al meglio da un anno all'altro. Anche perché per me ieri è terminata la stagione balneare, quindi la stagione estiva, e oggi ne approfitto per girarvi questo video proprio per farvi vedere io come lavo, asciugo e ripongo all'interno dei miei cassetti i miei costumi per il prossimo anno, quindi per ritrovarli il prossimo anno intatti come li metto adesso in questo video. Quindi in questo video vedrete tutto il procedimento di lavaggio. Io qui ho già due costumini che ho utilizzato ieri per il mare, che appunto devo lavare e devo riporre all'interno del mio cassetto per il prossimo anno, proprio perché io, come vi ho detto, avendo terminato la mia stagione balneare, devo lavare e devo mettere via tutti gli accessori e tutti, diciamo, gli indumenti del mare. Quindi mi sono lasciata da parte questi due costumini per farvi vedere il procedimento che utilizzo di lavaggio e asciugatura per poterli conservare al meglio, perché non so voi, ma a me è successo tantissime volte negli scorsi anni, appunto prima di utilizzare questo metodo, di tirare fuori il mio tanto amato costume e trovarlo completamente rovinato, o magari era irinsecchito, oppure i vari elastici si erano lasciati andare ed erano diventati tutti appiccicosi. Non so se a voi è mai successo, però questa cosa capita molto molto spesso quando magari non laviamo e non asciughiamo al meglio i nostri costumi. Anche perché c'è da dire una cosa, noi donne, poi non so gli uomini, però io vedo mio marito che ogni anno si compra sempre un costume nuovo. Abbiamo questa fissa, ovviamente, che ogni anno dobbiamo, diciamo, aggiungere alla nostra collezione nuovi costumi, quindi andiamo sempre ad acquistare costumi, e andiamo ad acquistare principalmente dei costumi low cost, quindi a basso prezzo. Ovviamente acquistando costumi low cost sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro. Ovviamente le cuciture, il tessuto, gli elastici non è che sono di eccelsa qualità, no? Però in questo caso, con questo metodo di lavaggio che vi farò vedere, li possiamo conservare al meglio. A fine video vi farò vedere alcuni dei miei costumi delle linee vecchissime di The Zenis, che appunto sono sempre intatti e non hanno avuto nessuna problematica, quindi ancora li indosso, ancora li metto e sono sempre perfetti. Ovviamente non vi serviranno tantissime cose per lavare i vostri costumi, seguite questo video alla lettera e vedrete che il prossimo anno toglierete da vostri cassetti i costumi intatti, appunto come li avete messi. Allora, prima di tutto, cosa ci serve per lavare i nostri costumi? Ci serve acqua fredda. Dobbiamo evitare il lavaggio in lavatrice, quindi non si lavano mai i costumi in lavatrice, ma si lavano a mano ad acqua fredda, mai calda. Per lavarli vi servirà un detersivo delicato, fatto per capi delicati. Se non avete un detersivo per capi delicati, potete utilizzare anche un detersivo naturale, se magari amate utilizzare detersivi naturali per non inquinare l'ambiente, o meglio ancora il sapone di marsiglia. Poi altra cosa fondamentale è l'asciugatura. In questo video vedremo tutto il processo di asciugatura per appunto migliorare la qualità del nostro costume, quindi per non andarlo a attaccare poi l'anno successivo, quindi per ritrovarlo sempre intatto. Un'altra cosa importante è la conservazione, quindi dove devono essere riposti i nostri costumi per tutto l'arco di questo anno e del prossimo anno, per poterli conservare al meglio. Una cosa da evitare, mi raccomando, è riporli in stanze o in cassetti umidi, perché l'umidità appunto è un alleato per la rovina, diciamo, dei vostri costumi, quindi va a rovinare sia le colorazioni, si sa che quando c'è umido c'è la formazione di muffe, e più va a intaccare l'elastico dei vostri costumi, quindi lo va ovviamente a rovinare, quindi perderà la sua tensione, in più creerà quella appiccicosità che tante volte appunto abbiamo trovato nei nostri costumi tirandoli fuori dal cassetto l'anno successivo. Quindi se voi seguite queste semplicissime regole che vedrete all'interno di questo video, vi posso assicurare che il vostro costume tanto amato di quest'anno lo ritroverete intatto anche l'anno prossimo. Quindi adesso ci spostiamo all'interno della mia piccola lavanderia e vi faccio vedere il procedimento di lavaggio. Ovviamente
Per quanto riguarda il procedimento di asciugatura, non vedremo i costumi asciugati, anche perché una cosa molto importante è quella di non strizzare mai i costumi una volta lavati, quindi la grande quantità di acqua deve defluire piano piano da sola, senza che nessuno vada a strizzare gli indumenti, quindi la tempistica di asciugatura si allungherà notevolmente. Però vi farò vedere a fine video alcuni vecchissimi costumi delle linee vecchissime di Ted Zenith che sono sempre intatti, che io attualmente utilizzo e ho utilizzato anche quest'anno. Ovviamente spero che questo video vi sia utile, ovviamente se vi è stato utile mettete un pollicione all'insù sotto questo video, ovviamente se non siete ancora iscritti al canale e volete continuare a seguirmi basta cliccare il pulsantino che troverete sotto questo video iscriviti, e mi raccomando non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche per ricevere nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i nuovi caricamenti video qua su YouTube. Ovviamente se volete mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate a EleonoraOcchibelli81, dove anche lì vi metterò alcune stories e alcune foto per quanto riguarda gli aggiornamenti qua dei video YouTube e per quanto riguarda la mia vita in generale. Quindi se volete potete seguirmi sia qua su YouTube che attraverso Instagram. Quindi io direi di non perderci troppo in ciance e di procedere con questo metodo semplice, facilissimo, con pochissimi prodotti per conservare al meglio i vostri costumi da bagno. Allora, siamo qui all'interno della mia lavanderia, ovviamente me non mi vedete ma vedrete tutti i passaggi che io faccio per lavare i miei costumi. Quindi ci sono due costumi che appunto ho utilizzato ieri per il mare. Allora, cosa vado a fare? Vado a prendere il mio secchiello e vado a mettere all'interno acqua fredda. Come vi ho detto, i costumi si lavano sempre a acqua fredda a mano, mai acqua calda in lavatrice. Quindi vado a mettere la mia acqua fredda e vado ad aggiungere questo prodotto. Questo qui praticamente è un detersivo, diciamo, a mano per capi delicati, come potete vedere scritto qua. Quindi, come vi ho detto prima, potete utilizzare sia un detersivo per capi delicati che utilizzare la classica saponetta di Marsiglia o il detersivo naturale. Quindi questi sono i detersivi che voi potete utilizzare appunto per lavare i vostri costumi. Allora, io ne vado a mettere all'incirca mezzo tappino, non ne vado a mettere tantissimo, e la vado a mettere all'interno del mio secchio e vado a mettere anche acqua fredda. Allora, una volta aggiunta l'acqua, vado a mettere all'interno i miei costumini. Una volta immersi all'interno del secchio del detersivo, dobbiamo attendere all'incirca 15 minuti. In questo lasso di tempo tutte le impurità del salmastro e del sale si appunto scioglieranno all'interno dell'acqua. Quindi aspettiamo e poi procediamo con il lavaggio. A few moments later. Allora, trascorsi i 15 minuti, andiamo a lavare i nostri costumi. Allora, il metodo del lavaggio non è sfregarli insieme uno con l'altro, ma è, diciamo, fare questo movimento. Cioè, li prendiamo, li solleviamo e li rituffiamo all'interno del nostro secchiello. Una volta fatto ciò, andiamo a prendere i nostri costumi e li dobbiamo sciacquare bene dal sapone residuo, da quello rimasto. Quindi andiamo a vuotare il nostro secchiello, lo andiamo a lavare da eventuale schiuma, così, e andiamo a rimettere all'interno i nostri costumi e li andiamo un'altra volta a passare nell'acqua fredda. In questo caso andiamo a togliere, a eliminare tutta la schiuma che c'è rimasta appunto nei vestiti. Prendiamo e prendiamo acqua fino a che i costumi non avranno rilasciato tutta la schiuma. Allora, una volta tolta tutta la schiuma dai costumi, ora cosa vado a fare? Ovviamente non li vado a strizzare, li prendo intrisi d'acqua, li metto all'interno del mio secchio e li vado a stendere all'esterno. Vi faccio vedere anche come si stendono questi costumi.
Per quanto riguarda l'asciugatura, come vedete io posiziono i miei costumi su questo tavolino, è tutto bucherellato in modo tale che l'acqua defluisca tranquillamente senza rimanere all'interno del mio costume. Se avete uno stand di biancheria normalissimo potete appoggiare lì i vostri costumi, mi raccomando non appendeteli, quindi non usate le classiche pinzette per appendere i vostri abiti, quindi metteteli sopra in modo orizzontale, appoggiateli tranquillamente in modo tale che l'acqua vada a defluire. Ovviamente essendo intrisi d'acqua i costumi avranno maggior tempo per poter asciugare, quindi avranno bisogno di maggior tempo. Lasciateli asciugare tranquillamente fuori all'aria aperta e mi raccomando non esponeteli mai alla luce diretta del sole, proprio perché i raggi del sole possono scolorire eventuali colori e possono rovinare i vostri elastici dei vostri costumi. Quindi questo è il metodo per poter asciugare al meglio i vostri costumi. Rieccomi tornata. Allora, come avete visto il procedimento è molto molto semplice e vi ruba veramente pochissimo tempo. Ovviamente dovete seguire passo passo tutti, diciamo, i vari step che vi ho fatto vedere all'interno di questo video, specialmente lo step dell'asciugatura. Una cosa molto importante prima di riporre i vostri costumi all'interno dei vostri cassetti è quello di constatare che i vostri costumi siano asciutti in ogni sua parte. Quell'umidità che rimane, diciamo, all'interno del vostro costume andrà ad intaccare, diciamo, la conservazione del costume stesso. In che senso? Allora, un'altra cosa fondamentale da sapere è dove riporre i vostri costumi. Vi sconsiglio vivamente di utilizzare i sacchettini in plastica che appunto ci vengono dati alle volte con all'interno il nostro costume, quindi ci vengono venduti con all'interno il nostro costume, e queste borsettine qua fatte di questa stoffa, diciamo, quasi di nylon, dove appunto non c'è traspirazione. Perché vi dico di non utilizzare queste bustine? Proprio perché se magari l'asciugatura non è stata ottimale, quindi magari avete tralasciato alcune parti leggermente umide, all'interno di queste bustine il vostro costume non potrà respirare, quindi l'umidità rimarrà all'interno della bustina. E che cosa succede? Succede che questa umidità andrà a intaccare sia il tessuto, creando appunto delle muffe e dando un cattivo odore al vostro costume, sia agli elastici, quindi gli elastici andranno, come vi ho detto prima, a perdere, diciamo, la loro elasticità e a appiccicarsi, a fare quella bruttissima sensazione di appiccicato. Quindi un consiglio che vi do spassionatamente, perché io l'ho utilizzato da parecchio tempo e mi ci sto trovando benissimo, è quello di utilizzare queste bustine. Sicuramente alcune di voi o alcuni di voi già le utilizzeranno, ma le utilizzeranno per uno scopo ben diverso, anche perché queste bustine nascono appunto per lavare i capi delicati all'interno della vostra lavatrice, quindi inserendo i capi all'interno la lavatrice non li va a sciupare. In questo caso io in questa bustina vado a riporre tutti i miei costumi asciutti. Perché utilizzo questa bustina? Perché, come vedete, a differenza di questa in plastica o di questa qui in poliestere nylon, è traspirante, vedete, è bucherellata, quindi l'aria all'interno passa sia all'entrata che all'uscita. Quindi in questo caso, anche se magari riponiamo all'interno del nostro cassetto un costume che non è proprio, diciamo, al 100% asciutto, quindi ha sempre delle parti leggermente umide, in questo caso utilizzando questa bustina l'umidità può traspirare, quindi può uscire all'esterno, quindi non intacca, diciamo, il nostro costume e i nostri elastici. Quindi questo è il metodo migliore per poterli riporre all'interno dei vostri cassetti: utilizzare sempre bustine traspiranti. Se avete bustine anche di tessuto, come per esempio di cotone, vanno bene anche quelle. L'importante è che sia un tessuto traspirante, che all'interno appunto non rimanga l'umidità, proprio perché l'umidità è proprio quella che rovina i nostri costumi da un anno all'altro. Quindi se volete conservare a meglio i vostri costumi, vi consiglio di adottare queste bustine. Le potete trovare tranquillamente anche in un negozio cinese a pochissimi euro, oppure anche su Amazon ne vendono a pacchetti, ce ne sono di varie dimensioni. Io ovviamente utilizzo una dimensione intermedia, proprio perché io, avendo una, diciamo, grande quantità di costumi, le ripongo all'interno di un'unica bustina. Perché utilizzo anche questa bustina qui traspirante? Anche per un'altra motivazione. Di solito
quando si ripongono i costumi all'interno di un cassetto e messi all'interno magari di una busta, andrebbero separati per colorazione, quindi i costumi andrebbero messi insieme per colorazione uguali. Quindi per esempio, se avete costumi neri, tutti i costumi neri devono essere messi insieme, se avete costumi rossi, tutti i costumi rossi devono essere messi insieme. Perché si fa questo? Perché se noi mettiamo all'interno varie colorazioni in un'unica busta non traspirante, magari alcuni costumi sono rimasti leggermente umidi, c'è la possibilità che questa umidità vada a trasferire il colore di un costume all'altro, quindi che i costumi possono macchiarsi. Sarebbe consigliato dividere, diciamo, per colorazione vari costumi prima di mettere all'interno delle bustine, però io, utilizzando queste bustine traforate e traspiranti, non ho questa problematica, quindi posso mettere tutti i miei costumi di varie colorazioni all'interno di un'unica bustina. Non mi è mai successo niente, io l'ho sempre trovati perfetti, quindi sia per quanto riguarda colorazioni sia per quanto riguarda elastici e tessuto, quindi non ho mai avuto problematiche. Quindi quello che posso consigliarvi è quello di seguire alla lettera tutti i miei suggerimenti che trovate all'interno di questo video. Ovviamente se avete domande fatemela giù nella sezione commenti, se avete qualche curiosità mi raccomando preoccupate, scrivetemi pure che io appena posso vi rispondo. Quindi io spero di esservi stata utile con questo semplicissimo e diciamo importante video per quanto riguarda la conservazione dei vostri costumi da un anno all'altro. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate, come vi ho detto prima, un pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e niente ragazzi e ragazze, io vi mando un bacione e spero di vedervi presto qua su YouTube per un nuovo video. Ciao a tutti!